Il 24 ottobre è stata inaugurata la nuova base EMS dell'elisoccorso delle Marche. La struttura è collocata all'interno dell'aeroporto Raffaello Sanzio di Falconara Marittima. Al taglio del nastro, oltre all'assessore Saltamartini, erano presenti Alexander Dorsogna, amministratore delegato dell'aeroporto di Ancona Raffaello Sanzio, Antonello Maraldo, direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera universitaria delle Marche, l'assessore regionale alla cultura Chiara Biondi e numerose autorità militari e civili regionali. L'inaugurazione di questa base HEMS, acronimo di Helicopter Emergency Medical Service, mette a disposizione un servizio medico di emergenza con elicotteri utilizzato quando è necessario il trasporto urgente di pazienti o comunque il recupero di tali persone in zone dove nessun mezzo di terra può raggiungere il luogo. L'inaugurazione di questa base mette a disposizione del servizio di elisoccorso della regione tutte le strumentazioni dell'aeroporto, quindi di fatto aumenta il livello di sicurezza e anche la condizione del personale a cui sono riservati degli alloggi nuovi e quindi la loro condizione psicofisica tende ad essere garantita nelle migliori condizioni possibili, appunto per garantire nel miglior modo il soccorso con gli elicotteri. Con l'Umbria c'è un accordo, quindi tende a far sì che due piccole regioni possano cercare di mettere insieme le risorse. Possibilmente questo servizio dovremmo allargarlo per migliorarlo, per potenziarlo anche con le altre regioni. Credo che questo sia un messaggio molto positivo per il fatto che il livello di soccorso e le tecnologie impiegate sono le migliori possibili, tenendo conto che il trasporto ad Ancona fa sì che la cura per questi pazienti che evidentemente hanno delle traumi molto gravi sia assicurata poi da un ospedale di secondo livello che è il policlinico di fatto di Torrette. Sì, la base di Falconara è base EMS, abilitata sia per il volo diurno che per il volo notturno ed è una base strategica perché grazie anche alla convenzione che c'è da qualche anno con l'Umbria, per la verità lì gli elicotteri partono da Fabriano ma sono connessi e collegati, noi svolgiamo un servizio che copre l'intero territorio regionale da nord a sud, ma anche il servizio per la regione Umbria. Questa tecnicamente è una base EMS, noi abbiamo anche un'elisuperficie a Torrette dove gli elicotteri atterrano e decollano trasportando i malati nell'ospedale, ma non possono stazionare per ragioni varie, dalle dimensioni degli elicotteri, i nuovi AV-169 sono molto grandi e quindi c'è anche uno spazio fisico di sovrapposizione dei due elicotteri che abbiamo, c'è anche una questione di vie aeree collegate alla costruzione del Salesi e quindi occorre rispettare norme del diritto aeronautico e quindi è stato assolutamente necessario trovare una soluzione alternativa di livello come è l'aeroporto di Falconara che sarà la nostra casa per 6 anni.